Benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui con un nuovo What I Eat in a Day che inizia con me che preparo il caffè, come sempre, con la macchinetta della Nespresso. Poi prendo sempre un lungo bicchiere d'acqua con dei fermenti o degli integratori che assumo sempre, soprattutto quando fa caldo in estate. Una volta pronto il mio caffè, che in estate faccio lungo perché ho tempo di berlo, di gustarmelo, insomma di assaporarlo bene, quindi preferisco ce ne sia di più, lo condisco, diciamo se così si può dire, con dello zucchero bianco e poi del latte, perché io da solo non riesco a berlo, preferisco sempre aggiungerci un po' di latte, ecco. Dopodiché in questi giorni per, diciamo, reggermi bene in piedi, continuo con dei cereali. Questi della fitness mi piacciono da morire, perché hanno anche delle scagliette di cioccolato molto saporite, veramente buoni, e non li mangio con il latte, li mangio semplicemente così, come fossero uno snack. E poi mi preparo anche una fetta di pan carré, con la marmellata di lamponi, che sapete essere la mia preferita, ve l'avevo fatta vedere anche nell'altro video. Mi trovo benissimo con questo tipo di colazione e in questo modo non arrivo a pranzo affamata e con la voglia di mangiarmi tutta casa, ma anzi riesco comunque ad arrivare con un minimo di fame, ma non in modo esagerato, ecco, insomma mi riempie abbastanza e inoltre è molto gustosa. Generalmente poi in estate faccio colazione fuori in giardino e quindi mi godo gli uccellini, l'aria fresca, perché insomma ancora a quell'ora fa freschetto. E direi che me la prendo molto con calma, molto rilassata, ci metto anche mezz'ora a fare colazione, proprio tranquilla, nella pace e nel relax più totale. Verso mezzogiorno e mezza, l'una invece pranzo, e vi ho fatto vedere tantissime volte su Instagram che il mio pranzo estivo consiste nelle friselle con i pomodori. Le friselle, non so se le conoscete, ma non sono altro che prendere del pane secco, fatto apposta così, che va bagnato con l'acqua e poi diciamo condito con quello che volete. Sono molto estive perché si digeriscono subito, non sono pesanti e soprattutto non serve cucinarle, per cui state belle fresche, riposate e sono molto veloci come pasto. Io ci metto i pomodorini freschi, buonissimi ragazzi, e dopodiché vari condimenti, ma naturalmente qui potete sbizzarrirvi se siete molto insomma fantasiosi in cucina. Poi ci metto un po' d'olio, un po' di sale e infine un po' di aglio o comunque le spezie che ho, quindi a volte metto il rosmarino, la salvia, insomma quello che c'è. Quel giorno però andavo di aglio perché tanto non dovevo vedere nessuno. Aggiungo poi al piatto una sorta di crackers ai 5 cereali, buonissimi anche da soli, ma siccome io sono golosa ci metto sopra i patè che sono tipo la mia vita in estate. Questo in particolare era i pomodori secchi con mandorle e noci. Buonissimo! E me ne preparo diversi, qui ve ne ho fatti vedere tre perché avevo una fame allucinante, quindi poi ho iniziato subito a mangiare, però me ne mangio diversi, insomma 5-6 mi pare ne ho presi dopo, quindi insomma un po'. E questo è il mio pranzo super estivo, buonissimo! E anche questo lo consumo fuori perché ancora fa freschetto all'una, dopodiché rientro dentro e non faccio più ritorno fuori perché fa troppo caldo. Verso le 5 faccio sempre merenda in estate, lo trovo importantissimo anche perché sennò fino a cena non arrivo, e mangio della frutta, in quel giorno avevo l'uva quindi che lavo, e poi mi faccio la mia limonata, mi chiedete sempre la ricetta, ecco ve l'ho voluta riproporre così se ancora non la conoscevate, la conoscete. Consiste nel mettere praticamente un po' di zucchero alla fine di una giara. Dopodiché ci si versa l'acqua fredda da frigo dentro e poi ci si spreme un limone. È semplicissima da fare, ma vi assicuro che viene benissimo ed è molto più sana di tutte quelle che trovate al supermercato che dentro hanno conservanti, coloranti e chi più ne ha più ne metta. È velocissima da preparare, veramente servono gli ingredienti che avrete sicuramente dentro casa ed è molto buona, oltre che rinfrescante, oltre che comunque essendoci lo zucchero un po' riempie. Quindi è una buona bevanda dissetante, perfetta insomma per l'estate. Mischio il tutto e poi vado ad aggiungere un po' di ghiaccio perché a me piacciono le cose super ghiacciate, super fredde e quindi sì.
La merenda a volte la consumo fuori, a volte no, dipende dal tipo di giornata, dipende dal caldo, da tante cose, oppure se sto guardando un programma in televisione o su Netflix, però generalmente in estate cerco di godermi l'aria fuori, insomma, il più possibile. Qui va poi aperta una parentesi, ovvero che per la sera mia mamma aveva preparato i pomodori con il riso, ma i pomodori con il riso si preparano la sera prima, per cui io già dalla sera prima avevo iniziato il What I Eat in a Day con mia madre che appunto svuotava i pomodori, quelli grandi appunto, e con il dentro del pomodoro, il riso e diverse spezie come l'aglio, il rosmarino eccetera eccetera, crea appunto questi pomodori con il riso che sono buonissimi, sono la sua specialità e a me fanno impazzire. E appunto mette tutto questo condimento insomma all'interno dei pomodori e poi li chiude con la parte sopra del pomodoro. Non so se mi sono spiegata, ma sono veramente pazzeschi. E se li prepara il giorno prima perché fatti la sera stessa insomma ci vorrebbe troppo tempo. E quella sera insomma del What I Eat in a Day noi ceniamo insomma intorno alle 8:30, 9 dipende. E ho mangiato quelli come piatto diciamo principale, come portata principale. Sono buonissimi, fateveli preparare o cercate di prepararveli voi perché sono buonissimi veramente. E ne ho mangiati 4, lì ve ne ho fatti vedere 2 ma poi ne ho rimessi altri 2 nel piatto. Riempiono abbastanza e sono molto gustosi. E ho cenato appunto con i miei genitori tutti insieme. Dopodiché la sera soprattutto non può mai mancare nel mio pasto un frutto e quella sera avevo deciso di mangiare la pesca. E infine la sera soltanto mi concedo sempre un dolce, che sia un gelato, un cioccolatino, cose così, però principalmente gelato e soprattutto la viennetta, che è il mio dolce da casa preferito in assoluto a livello di gelato. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia intrattenuto. Fatemi sapere voi che cosa mangiate durante il giorno in estate. Io vi mando un bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!